Bentornati sul canale. So che siete tutti in casa in questo periodo, o perlomeno lo spero, perché è molto importante rimanere in casa in questo periodo un po' particolare, quindi ho deciso di farvi compagnia nei miei What I Eat in a Day, e adesso che avete tempo potete sicuramente sperimentarle. Iniziamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare un porridge al cioccolato. È semplicissimo da preparare perché vi basta mettere una tazzina di fiocchi di avena e due tazzine di acqua. Questo porridge si può dire anche light perché non c'è il latte, non c'è zucchero, perché io ho aggiunto il cacao e poi ho aggiunto dello sciroppo di agave. Il porridge è semplice da preparare perché basta mettere acqua e fiocchi di avena, lasciarli appunto cuocere fin quando sarà diventato colloso, dopodiché ci potete aggiungere quello che preferite. Io ho aggiunto 2 cucchiai di cacao amaro e 2 cucchiai di sciroppo di agave. Ho mescolato bene, dopodiché ho aggiunto, per renderlo un po' più goloso, delle gocce di cioccolato e delle mandorle. Ne ho fatto un po' di più perché adoro mangiarlo anche il pomeriggio, soprattutto freddo. Per pranzo invece ho preparato una pasta super veloce. Praticamente ho fatto dei fusilli con dei fagioli borlotti, pomodorini e speck. Ho messo in una padella un po' di olio, ci ho messo la cipolla, ci ho messo anche lo speck, li ho fatti rosolare un pochettino, dopodiché ho aggiunto i borlotti ben sciacquati, ho messo anche 2 pomodorini e ho lasciato cuocere per veramente qualche minuto, il tempo che si è cotta la pasta e praticamente il vostro piatto è pronto. Ho messo i fusilli all'interno del composto e questo è stato il mio pranzo. Se non avete tempo, davvero vi consiglio questa pasta, è fenomenale, è davvero buonissima. Per snack invece, per merenda, ho fatto le girelle, sì, proprio quelle merendine che si acquistano e sono facilissime da fare, ragazzi. Ho visto questa foto su Instagram e l'ho voluta subito riprodurre. Ho preso praticamente il pane da tramezzini, l'ho steso appunto con il mattarello, ci ho messo sopra della Nutella, più ne mettete e più buone saranno le girelle. Praticamente ho arrotolato il pane e l'ho tenuto arrotolato dentro la pellicola trasparente in frigo per circa mezz'oretta o un'ora. Ho tagliato il pan carré, da uno me ne sono uscite circa 4 e ho sciolto 100 g di cioccolato fondente. Una volta sciolto al microonde, praticamente ho immerso le mie girelle e ci ho fatto la base, proprio la base al cioccolato che vedete spesso nelle merendine. Quindi ho immerso la merendina all'interno del cioccolato, l'ho capovolta, le ho fatte asciugare un attimino in frigo e le girelle sono pronte per essere mangiate. Sono buonissime, dovete assolutamente provarle. Mentre per cena ho fatto questo soufflé con le zucchine. Praticamente ho preso 2 uova e ci ho messo dentro un po' di parmigiano. Poi scegliete voi la quantità, 2-3 cucchiai in base anche ai gusti, un po' di sale, ci ho messo del prezzemolo tritato, un po' di aglio in polvere, ma proprio un pizzico, ho mescolato bene tutto e ho aggiunto circa 2 fettine di pane, soltanto la mollica, ho mescolato ancora e poi io ci ho aggiunto anche delle zucchine che mi erano avanzate dal giorno prima. Potete anche mettere un'altra tipologia di verdure. E l'ho messa all'interno del composto, ho mescolato bene il tutto, ho messo all'interno delle terrine che ho messo in forno per circa, diciamo, 15 minuti, poi magari vedete un po', andate ad occhio, a 180 gradi. Ah, ci ho messo anche un po' di pan grattato sopra, un po' di parmigiano, quindi li ho cotti e i miei soufflé sono pronti. Sono davvero buonissimi, ve li consiglio. E questa è stata la mia cena. Come sempre mi raccomando, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, lasciatemi anche i vostri commenti che come sempre leggo e apprezzo tantissimo. Io vi mando un grossissimo bacio e un abbraccio virtuale. Ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!